Eccomi, spero di essere puntuale. Vi chiedo scusa, ma è stata una giornata particolarmente stressante e impegnativa perché, come avrete intuito, le polemiche che sono scaturite dalla trasmissione di ieri sera di Giletti, la trasmissione Non è l'arena, hanno scatenato un pandemonio. Ieri ce lo siamo visti in tanti questo video, in diretta oppure in replica. Massimo Giletti, insieme a Luca Telese, insieme a Claudio Martelli, insieme in collegamento a Catello Mareschi, a Luigi De Magistris, ha ripreso una storia particolarmente importante perché per chi fa antimafia ragionare di scarcerazioni è un tema assolutamente decisivo, se non drammatico, perché in questi giorni, lo sappiamo tutti, a seguito di più che scelte, preferisco parlare di omissioni da parte di chi era responsabile della struttura carceraria, sono state permesse delle scarcerazioni che in qualche modo gridano vendetta. E ve lo dico da presidente della Commissione Antimafia che non può minimamente arretrare di un solo millimetro nei confronti delle organizzazioni mafiose, perché tutti quanti sappiamo che sono più di un cancro, più di un coronavirus, sono qualcosa che sta infestando, sta necrotizzando il nostro paese da troppo, troppo tempo. Bene, che cosa è successo ieri sera? Ieri sera si è tornati su un argomento che era stato già ripreso la domenica precedente, sempre nella trasmissione di Giletti, con la presenza dell'allora capo DAP. DAP, per chi non lo sa, significa Dipartimento degli Affari Penitenziari e significa in pratica quella struttura che controlla il mondo complesso, drammatico, ma pur tuttavia importantissimo per uno Stato democratico, che è il mondo degli istituti di pena, che è il mondo delle carceri. Bene, 8 giorni fa, nella trasmissione di Giletti si sviluppò una polemica feroce fra l'allora capo DAP, il dottor Basentini, e Catello Maresca, a seguito delle notizie relative alla scarcerazione di Pasquale Zagaria. Zagaria è un cognome purtroppo assai noto, soprattutto in Campania, in particolar modo nel Casertano. Michele Zagaria, fratello di Pasquale Zagaria, è stato considerato un pezzo da 90 a livello di Raffaele Cutolo a suo tempo, a livello di Sandokan, a livello insomma di Bidognetti negli ultimi anni. E permettere la scarcerazione di Pasquale Zagaria è stato certamente un problema per tutti coloro che hanno sensibilità a certe battaglie. Si è innescata questa discussione con polemiche che hanno lasciato l'intero pubblico televisivo frastornato, perché francamente alcune risposte del dottor Basentini, allora capo DAP, sono state, come posso dire, opinabili. Poi, a seguito di questa puntata in cui c'è stato uno scontro formidabile fra Basentini e Maresca, grazie al quale si è ottenuto l'arresto di Michele Zagaria e che adesso giustamente teme per il ritorno a casa, seppur in provincia di Brescia, ai domiciliari di Pasquale, fratello di Michele, scusatemi, ma la mafia è molto spesso una relazionalità familiare, quindi bisogna parlare appunto di consanguinei, di affini e quasi quasi di congiunti. Lasciatemi fare la battuta, così ce lo possono specificare loro, chi siano i congiunti. Ieri c'è stata un'altra puntata che ha ripreso il tema delle scarcerazioni, perché tutto è nato da un, diciamo così, comportamento
continuo interagire fra il Tribunale della Sorveglianza di Sassari, che poi ha deciso di concedere la scarcerazione a Pasquale Zagaria, e il DAP, Dipartimento per gli Affari Penitenziari dell'Amministrazione Penitenziaria. Ora, che cosa è successo? Che inverosimilmente, e voglio essere il più possibile asettico, senza pertanto usare aggettivi, inverosimilmente la puntata si è trascinata in maniera all'ultimo assai polemica e brutta, anche se Giletti, lasciatemelo dire, ha fatto il suo lavoro, perché un giornalista deve anche enfatizzare per certi versi certe cose. Poi ci piaccia o non ci piaccia è una valutazione che dobbiamo fare da telespettatori e da cittadini, ma Giletti è certamente uno che il suo lavoro lo sa fare. Insomma, si è scatenata una polemica perché è intervenuto con una telefonata in studio il dottor Di Matteo, Nino Di Matteo, a specificare gli avvenimenti di giugno del 2018, allorquando, appena fatto il governo Conte 1, è nominato Alfonso Bonafede ministro di giustizia. Lo stesso Bonafede decise di offrire, stando ad una ricostruzione che ieri è stata puntualmente condivisa sia da Nino Di Matteo sia da Alfonso Bonafede, che successivamente è intervenuto, ha deciso di offrire la possibilità al dottor Di Matteo di scegliere fra l'incarico alla guida del Dipartimento degli Affari Penitenziari, DAP, e la Direzione Generale degli Affari Penali. Per chi ha memoria della cultura antimafia, si deve anche dire che in quel ruolo, agli inizi degli anni 90, negli anni 91-92, era stato chiamato a Roma un tal Giovanni Falcone, per volontà espressa dell'allora ministro di giustizia Claudio Martelli, anche lui presente in studio. Benissimo, che cosa è successo con la presenza telefonica dapprima di Nino Di Matteo e poi di Alfonso Bonafede? È successo che è stata effettuata una ricostruzione di fatti su cui poi altri hanno costruito inferenze, deducendole in maniera forse eccessiva. E allora, che cosa vi voglio far capire? Innanzitutto, Alfonso Bonafede ha chiamato Nino Di Matteo per offrirgli la possibilità di scegliere fra questi due incarichi. Il primo, essere a capo del mondo carcerario, e badate, per un procuratore che ha gestito processi di mafia importantissimi, che ha speso la sua vita, passata, presente, ma anche futura, a combattere la mafia, e che in particolare, non da solo, ma insieme ad altri colleghi, si è occupato nello specifico della famosa trattativa Stato-mafia, essere a capo di un mondo carcerario in cui puoi leggerti tutte le sere le intercettazioni ambientali che i poliziotti della penitenziaria, che gli agenti del gruppo operativo mobile che controllano i ristretti al 41 bis ti possono garantire sulla tua scrivania, significa continuare non soltanto a fare un lavoro importantissimo, ma fare indagini contro le mafie, contro le organizzazioni mafiose, i cui capi molto spesso, pur essendo ristretti, continuano a gestire l'organizzazione, comunicando, ahimè, anche con l'esterno. E ricordiamoci tutti che quest'anno in audizione il dottor Melillo, procuratore capo di Napoli, sollevando anche in quel caso lui un vespaio di polemiche, ci tenne a ribadire che purtroppo nelle nostre carceri c'era una sorta di quotidiana, certosina opera di sequestro di microcellulari
puntualmente fatti entrare nelle carceri, in particolar modo da congiunti affini e parenti che riuscivano in qualche modo a far sì che il cosiddetto isolamento cui sarebbero tenuti i reclusi al 41 bis venisse superato, perché con il microcellulare puoi telefonare a tutto il mondo. E questo era lo stato dell'arte nelle carceri italiane e nei reparti 41 bis. Alta sicurezza, maledizione. Benissimo, Alfonso Bonafede ha chiamato Nino Di Matteo per offrirgli o quell'incarico oppure un altro incarico. E questo, essendo state pubblicate alcuni giorni prima delle intercettazioni, sono state pubblicate dal Fatto Quotidiano, di boss appartenenti a Cosa Nostra Siciliana, in cui si diceva: se fanno Di Matteo capo d'app per noi è finita, proprio perché si riconosceva la straordinaria qualità, lo straordinario spessore dell'uomo e del magistrato, che è capace di lavorare anche, scusatemi la battuta, H26-28, cioè più di 24 ore al giorno, più di quanto faccia una persona normale, perché sa che cosa sia il tumore che chiamiamo mafia. Benissimo, c'è stato evidentemente un cortocircuito, c'è stato un qui pro quo, su cui bisognerà poi tornare, certamente si dovranno chiarire il ministro e il dottor Di Matteo, questo è il mio auspicio. Però, arrivare a sostenere che l'azione del ministro Bonafede sia stata inficiata da subito, da condizionamenti, da minacce, da intimidazioni mafiose, per cui avrebbe evitato la nomina di Di Matteo a capo del DAP, questo francamente mi sembra un'inferenza assolutamente illogica, anche perché se Bonafede fosse stato condizionato, minacciato, intimidito, intimorito, avrebbe potuto tranquillamente chiamare qualcun altro e non Di Matteo, invece l'ha chiamato. Poi però c'è stato un problema, presumo, di comunicazione, per cui il posto al DAP è stato assegnato ad un'altra persona, ad un altro magistrato, e su questo poi torneremo, perché io addebito a quella conduzione del DAP tanti errori, sicuramente in buona fede, ma che adesso stiamo scontando, che adesso stiamo pagando. Perché dico questo? Perché emergenza coronavirus, 31 gennaio, poi 20 febbraio, paziente 1, lo sappiamo tutti, Lodi, Codogno, dopodiché ce lo ricordiamo il susseguirsi di rivolte nelle carceri con la bellezza, con il dramma di 13 detenuti morti, in particolar modo, se non sbaglio, 9 nella casa circondariale di Modena, altri in altri istituti di pena. Ma caspita, quando tu sei detenuto, quando tu sei privato della libertà personale, lo Stato ti deve tenere su un palmo di mano, perché la tua vita e i tuoi diritti sono nella disponibilità dello Stato, e la tua vita ed i tuoi diritti sono sacri, anche se sei il peggior assassino di questa terra. Che sia chiaro, è una battaglia di civiltà, di cultura e di democrazia. E allora che cosa è successo? È successo che c'è stato questo fraintendimento, per cui, e me ne dolgo io ad averlo scoperto a seguito di quanto si è saputo ieri televisivamente, non si è trovata l'intesa e Nino Di Matteo non è diventato capo DAP e non è diventato neanche capo della direzione affari generali penali, ed è tornato a fare il magistrato al fronte, come lui sa fare, perché Nino Di Matteo, mi diceva un amico con un file audio che mi ha voluto inviare, è da considerare un eroe.
Scusatemi, io ho i capelli bianchi e credo che siano positivi gli eroi perché la mitologia positiva ci aiuta sempre a crescere. Ma prima ancora che un eroe, secondo me, Nino Di Matteo è un galantuomo. E dicendo questo, io voglio far capire a tutti che le varie tesi di cui oggi ho letto, ho sentito, complottistiche per cui ci sarebbe una macchinazione infernale che si sarebbe anche avvalsa di un uomo della qualità umana, prima che professionale, dal nome Nino Di Matteo, sono tesi assolutamente irricevibili. Nino Di Matteo è un galantuomo, ve lo posso garantire, per quel poco che lo conosco, e vi dico che se proprio una fortuna ho avuto grazie a questa esperienza è stata quella di poter conoscere uomini che hanno una capacità di sacrificio, una capacità di dedizione, di abnegazione a favore dello Stato, a favore di noi tutti, che, come si dice in Calabria, manco li cani, che nessuno di noi purtroppo si sogna. E Nino Di Matteo, che è un uomo che vive sotto scorta da non so quanto ed è probabilmente l'uomo più scortato d'Italia, è un uomo su cui non si deve, ve lo ripeto, minimamente poggiare un'ombra, non si deve minimamente sentire soffiare il venticello caldo della calunnia. C'è stato però questo, si dice, equivoco, fraintendimento. E che cosa è successo? È successo che poco fa, per esempio, nella giornata odierna, io ho letto dichiarazioni, ANSA, agenzie, poco fa mi si diceva che un grande campione dell'antimafia, tal Sgarbi Vittorio, stava facendo una diretta Facebook in cui faceva il tifo per noi del Movimento 5 Stelle contro Nino Di Matteo. E allora, amici, che sia chiaro, il fronte dell'antimafia è un fronte che le mafie vogliono sempre spaccare, che le mafie vogliono sempre dividere. Ci aveva insegnato e ci ha insegnato Giovanni Falcone che dall'altra parte ci sono menti raffinatissime, maledizione, e sostenere pertanto che si debba optare fra Nino Di Matteo oppure Alfonso Bonafede è una scelta che io rifiuto, perché so che cosa ha fatto Nino Di Matteo e so che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle anche nella persona di Alfonso Bonafede. Questo non significa che si sia perfetti e che abbiamo fatto sempre bene, perché, come v'ho detto e qui lo ripeto, ci sono delle responsabilità anche importanti nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Io qui vi voglio far vedere il 22 di aprile, a seguito appunto delle polemiche che sono susseguite poco alla volta, in particolar modo dopo l'emanazione di una nota del DAP che io ritengo assolutamente inadeguata, assolutamente foriera di disgrazia. Dopo il 21 marzo c'è stata una successione di scarcerazioni prodotte dopo la presentazione di istanze di scarcerazione consentite dalla magistratura di sorveglianza, in particolar modo perché lo permetteva e lo permette l'articolo 147 del codice penale, che consente in maniera facoltativa, per cui è una concessione ai magistrati di sorveglianza, tenuto conto dello stato di salute del ristretto, ma anche delle possibilità degli istituti di pena di poter offrire terapie e cure e medici e specialisti a chi si trova ristretto, permette alla magistratura di sorveglianza di garantire il cosiddetto differimento della pena. Dunque la scarcerazione, vai a stare lì dove ti potrai curare da te, perché lo Stato nelle carceri non ti garantisce il diritto alla cura. Benissimo, questo per me è motivo
drammatico di tristezza, perché uno Stato democratico, uno Stato civile, deve paradossalmente offrire più attenzione al detenuto, al ristretto, al galeotto, piuttosto che al cittadino comune. Perché? Perché il detenuto è stato, per volontà della magistratura, che è un organo indipendente ed autonomo dello Stato, privato della sua libertà personale. E pertanto la responsabilità della vita e della salute del detenuto è in capo allo Stato. E allora noi abbiamo avuto questa circolare del 21 marzo, che forse non ha tenuto conto delle rivolte che ci sono state dal 7 al 9 marzo, rivolte in 20, forse 22 istituti di pena italiani, rivolte che hanno prodotto morti, morti fra i detenuti, che hanno prodotto devastazioni, se non ricordo male, circa 35 milioni di euro di danni, che hanno prodotto riduzione degli spazi e pertanto dei posti nelle camere di pernottamento dei vari reparti nelle carceri, e che poi ha prodotto anche la famosa evasione di Foggia, ove 70, dico 70 detenuti sono riusciti a fuoriuscire. Benissimo. Rivolte. Nota del 21 marzo. E poi immediatamente una lunga sequela, una lunga teoria di scarcerazioni, anche purtroppo di soggetti che si trovavano dentro per reati di mafia. E allora mi arrivano dei dati, non ve li posso far vedere perché devo anche essere particolarmente attento a quanto dico, ma arrivano dei dati perché l'abbiamo richiesti come commissione d'inchiesta antimafia. La richiesta è stata inoltrata il 22 aprile. Il 29 aprile abbiamo saputo dal DAP che 376 reclusi in precedenza o al 41 bis o nel regime di alta sicurezza primo livello o nel regime di alta sicurezza terzo livello sono stati scarcerati. Che si sappia, alcuni circa 200, come è ribadito con precisione in un articolo a firma di Liana Milella e di Salvo Palazzolo, se non ricordo male, sulla Repubblica, circa 200 erano in attesa di giudizio e pertanto non trattavasi di soggetti condannati per reati mafiosi, ma gli altri 200 scarsi sì, e sono fuoriusciti. E questo, a mio avviso, è di peso da responsabilità amministrative di una struttura il cui acronimo è DAP. E pochi giorni fa, e l'abbiamo saputo tutti, abbiamo accettato le dimissioni del dottor Basentini no, abbiamo, il governo ha accettato le dimissioni, il ministro ha accettato le dimissioni del dottor Basentini. Ed è stato dapprima nominato il vice capo del DAP, il dottor Tartaglia, e poi il capo DAP, il dottor Bernardo Petralia. Uomini per adesso assolutamente insindacabili nell'azione quotidiana, continua, sistematica che hanno svolto contro le mafie. Però, questo vorrei far capire, se noi avessimo avuto un'altra direzione del DAP, con tutta probabilità avremmo avuto altri risultati e avremmo evitato che questi detenuti di alta pericolosità criminale fuoriuscissero dagli istituti di pena. Ma mai e poi mai io, che sono quello che è stato accusato di remare contro il movimento, perché il giorno dopo le elezioni in Calabria ho ribadito che c'era qualche problema in Calabria, tant'è che ho ricordato di non aver potuto votare per la lista del movimento perché c'era qualche problema. Benissimo, io vi dico che dal mio punto di vista né condizionamenti, né minacce, né intimidazioni possono aver fatto operare ad Alfonso Bonafede una sorta di marcia indietro. Piuttosto, ecco, c'è da domandarsi perché siano state fatte altre scelte, ma su questo stiamo approfondendo e valuteremo. Valuteremo, però ecco che si sappia,
La politica è fatta con saggezza attraverso tecniche che rinviano tutte al divide et impera. Ce l'hanno insegnato gli antichi romani. E se noi permettiamo oggi che il fronte reale, il fronte vero, il fronte concreto dell'antimafia si spacchi e da un lato ci siano i sostenitori di Nino Di Matteo e dall'altro i sostenitori del ministro Alfonso Bonafede, benissimo, i primi sconfitti siamo tutti quanti noi, perché ci troveremo non più compatti ma a metà di qua e metà di là e saremmo, scusatemi, degli sciocchi. Certamente ci sono delle responsabilità in merito a questo cortocircuito comunicativo che ha impedito che a capo di un'amministrazione così importante potesse andare un magistrato temuto, rispettato da parte degli stessi mafiosi, uno che a loro dire gli avrebbe fatta finire qualunque velleità di uscire fuori. Perché, e qua torniamo ad un tema assai caldo, quello dell'ergastolo ostativo, caro mafioso, o ti convinci che c'è uno Stato da rispettare, oppure lo Stato ti dovrà, rispettandoti, trattare da soldato di un esercito nemico. E quindi ti dovrà sempre controllare fin quando tu non reciderai in maniera netta i legami con la struttura, con l'organizzazione con cui in precedenza sei cresciuto, sfidando le leggi dello Stato e diventando un pericolo per tutti. Perché i mafiosi questo sono. E allora, scusatemi, ragioniamo e cerchiamo di capire che non si può prendersela con Giletti oppure con Claudio Martelli oppure quelle televisioni. La politica vera molto spesso la si fa non negli studi televisivi. Ogni tanto forse ci si deve anche andare, forse, ma sempre cubi quanto basta. E noi non dobbiamo permettere che decisioni importanti per il paese vengano prese sotto la suggestione di share, di condizionamenti. Quello è un altro mondo. Come ci ha insegnato sempre qualcuno, quel mondo è finzione, finzione. E allora pensiamo alle cose serie, pensiamo a quanto c'è ancora da fare, pensiamo a come, per esempio, nel decreto legge liquidità si debba mantenere una solidissima attenzione nei confronti delle organizzazioni mafiose affinché quei soldi che prima o poi arriveranno non vadano a finire nelle tasche sbagliate. Ma al tempo stesso cerchiamo di capire che uomini come Nino Di Matteo, eroe o per me meglio galantuomo, non possono minimamente essere messi in discussione, al pari delle politiche antimafia che ha promosso il Movimento 5 Stelle durante il periodo in cui Alfonso Bonafede è stato titolare del Ministero di Largo e Renula, del Ministero di Grazia e Giustizia, si dice a un tempo, di Giustizia, come si dice adesso. Per cui vi chiedo di smetterla di essere tutti quanti tifosi e di capire che la saggezza si manifesta attraverso lo studio attento, analitico della complessità. Non dobbiamo metterci la maglietta blu o la maglietta rossa, l'effigie di Nino Di Matteo oppure l'effigie di qualcun altro. Il tempo dei tifosi è per i ragazzini. Qua siamo uomini adulti e dobbiamo tutti quanti crescere. Le mafie vanno combattute e non possiamo permetterci il lusso di cadere in alcuni errori di ingenuità noi. Per cui il mio auspicio è che da domani, finite queste polemiche, si possa tornare a far seriamente, ancor più di prima, ancor meglio di prima, antimafia. Vi chiedo scusa, sono particolarmente stanco, ma ci tenevo a farvi arrivare questi messaggi perché in tanti mi avete chiesto di intervenire. È passata quasi mezz'ora, vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, adesso potrete anche andarvi a vedere, non lo so oggi che giorno è, c'è Giletti, non lo so, vedete voi. Alla prossima.